Bentornati a Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che con la nazionale maschile si prepara a giocare il terzo e ultimo girone di VNL in Slovenia con in tasca la qualificazione olimpica. Già è tutto pronto per la volata in vista delle finals di VNL in maschile in programma dal 27 al 30 giugno a Lodz in Polonia. La nazionale di Fefe De Giorgi è già in Slovenia, a Lubiana, per disputare l'ultimo giorno di qualificazione del quale incontrerà nell'ordine la Polonia mercoledì alle 20.30, la Bulgaria giovedì alle 16.30, i padroni di casa della Slovenia sabato 22 giugno alle 20.30 e infine domenica 23 la Turchia alle 16.30. Quattro partite che sembrano inutili e in realtà non lo sono affatto perché contano e tanto per la posizione in classifica della Volleyball National League e quindi anche per il ranking internazionale che determinerà le teste di serie per il prossimo sorteggio olimpico in programma il 26 giugno a Lodz, proprio durante le finali di VNL. CT De Giorgi, fedele alla sua pianificazione, una volta ottenuta la qualificazione olimpica, ha scelto di lasciare una settimana di riposo ai titolari, cioè Giannelli, Lavia, Romanò, Galassi, Russo, Balaso, Micheletto, più Anzani. Così per arrivare ai giochi con tutta la benzina necessaria. Una scelta che allo stesso tempo però significa dare fiducia ai giovani come Bovolenta e Gironi, opposti, Luca Porro, Recine, Gardini, Bottolo e Rinaldi, schiacciatori, Sanguinetti, Mosca, Cortesia e Caneschi, centrali, Laurenzano e Gaggini liberi, a parte se intende il veterano secondo palleggiatore Sbertoli con le sue alternative Falaschi e Paolo Porro. Esami importanti per questi ragazzi a Lubiana che soprattutto all'esordio con la Polonia troveranno un'avversaria di caratura mondiale come del resto la stessa Slovenia, mentre Bulgaria e Turchia sono più alla portata anche se sempre da non prendere sotto gamba. E vedremo con che indicazioni uscirà il CT da questo poker di sfide che prepara per le finali di VNL della settimana prossima o presumibilmente il rientro dei titolari. Grande spettacolo nella prima tappa gold del campionato italiano assoluto Fonsis 2024 di beach volley, il primo dei 10 appuntamenti lungo tutta la penisola che durerà fino all'epilogo del 6-8 settembre a Bellaria e Gioia Marina, provincia di Rimini. Una 3 giorni esaltante quella vissuta al Peter Pan Beach Arena sul lungomare di Caorle, tra qualifiche, tabelloni principali e fase finale. Tra le donne il successo è andato alla coppia composta da Alice Gradini e Federica Frasca, già vice campionesse d'Italia e numero 2 del tabellone, che si sono imposte in finale per 2-1 su Giada Benazzi e Michela Lantignotti per la gioia del coach Davide Chiappini. Finale che tra l'altro è stato un remake del terzo turno vincenti di sabato, MVP del torneo Federica Frasca. A salire sul terzo gradino del podio sono state Sara Breidenbach e Chiara Tei che nella finale per il terzo e quarto posto hanno piegato per 2-1 Eleonora Sestini ed Erika Ditta. 5 vittorie su altrettanti match e dominio assoluto nel torneo maschile invece per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovic. Per gli azzurri allenati da Paolo Filiberto Goria, vice campione d'Italia e testa di serie numero 1 del torneo, hanno trionfato nella finalissima sulla forte coppia composta da Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, superata 2-1 al tiebreak per 15-13. MVP del torneo Marco Viscovic. Terzo posto invece per Marco Lancellotti e Matteo Bellucci che sono saliti sul podio sfruttando il forfè sfortunato per infortunio dei rivali Davide Dalmolini e Paolo Ingrosso del beach volley training di Bainasco. Si è chiusa con una sconfitta la World Super Six della nazionale italiana femminile del CT a Mauri Ribeiro. A Vandœuvre-lès-Nancy in Francia, dopo il KO nell'ultima giornata della fase a gironi con il Brasile, le azzurre hanno capitolato nuovamente contro le campionesse del mondo in carica verde-oro 3-0, chiudendo il torneo internazionale ai piedi del podio, nonostante le buone prove offerte dalla nazionale tricolore nei 6 giorni di gara. Il bilancio per le azzurre nel World Super Six, che ha visto la partecipazione delle migliori formazioni del panorama mondiale, parla di 2 vittorie, Francia e Canada, e 4 sconfitte, Stati Uniti, Cina e 2 con il Brasile. Ora, dopo un periodo di riposo, Bosio e compagne parteciperanno al torneo internazionale di Assen in Olanda, in programma dal 4 all'8 luglio, prima dell'appuntamento clou della stagione, i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Tornando al match con il Brasile, nel primo set il Brasile ha sfruttato le incertezze dell'Italia che nonostante una reazione non è riuscita a frenare lo strapotere delle iridate. Nel secondo e nel terzo parziale, invece, le azzurre hanno lottato punto a punto, cedendo sempre nel finale per la migliore efficacia delle verde-oro e un rendimento del gruppo non sempre continuo. Ma ascoltiamo le parole della capitana azzurra Francesca Bosio al termine della sfida con il Brasile. Abbiamo appena finito l'ultima partita del World Super Six e ci siamo posizionati al 4º posto. E per fare un po' un bilancio di come è andato questo torneo, direi che abbiamo molto migliorato il nostro gioco. Ci sono ancora delle cose su cui dobbiamo migliorare prima di Parigi, però abbiamo ancora comunque 2 mesi e mezzo. Siamo contenti della prestazione che abbiamo ottenuto durante questo torneo
e non vediamo l'ora di ritornare in campo tra due settimane, dal 4 all'8 di luglio, al torneo internazionale di Assen, che è l'ultimo torneo prima della Paralimpiade di Parigi 2024. Spettacolare in playing della nazionale femminile di Giulio Velasco, che nel terzo e ultimo girone di WNL a Fukuoka in Giappone è accentrato nell'ordine, qualificazione olimpica a Parigi 2024. Secondo posto in classifica generale con 4 vittorie su 4 partite nell'ultimo girone appunto, ingresso nelle finals di WNL, che è un programma a Bangkok in Thailandia la prossima settimana, e non solo, anche la qualifica di terza testa di serie per i sorteggi dei gironi olimpici. E così, dopo appena 2 mesi di cura Velasco, le azzurre della pallavolo sono tornate a volare. Ma come dice lo stesso CT, non si poteva non avere fiducia in questa nazionale che comunque negli ultimi anni aveva ottenuto un oro europeo, un oro al WNL, un argento e un bronzo mondiali. Allo stesso tempo, al netto di quello che è successo la scorsa estate, compresa la fine dell'era Mazzanti, in panchina andava tutto verificato, conquistato, realizzato. Allo stesso tempo bisogna anche ammettere che Velasco in questi suoi 2 mesi di lavoro ha rimesso insieme i coach della scorsa stagione, ottenendo tutto quello che si poteva ottenere, ci si aspettava, dall'avvio della sua avventura con la nazionale femminile, compreso questo finale di WNL 2024 nell'ultimo girone davvero da applausi, con le 4 vittorie di fila ottenute su Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia, e che, con i quali sono stati centrati tutti gli obiettivi di breve e medio termine, a cominciare si intende dal pass per i giochi di Parigi 2024. Ma quello che ha sorpreso ancora di più è che si tratta di risultati ottenuti con una squadra che ha saputo gestire da una parte le emergenze come l'infortunio di Caterina Bosetti e quello ancora più pesante che ha tolto la Pietrini da tutta la stagione azzurra, dall'altra anche le stesse scelte di Giulio Velasco, che alla stregua di Stati Uniti e Serbia non ha certo schierato nelle ultime partite la formazione titolare, anche perché sia Stati Uniti e Serbia hanno già qualificato ai giochi di Parigi 2024. Infatti nell'ultima partita contro la Serbia il CT Velasco ha dato spazio a tutte le ragazze che di solito sono in panchina, a cominciare dalle due schiacciatrici, la De Grati e la Giovannini, che aveva già debuttato contro gli Stati Uniti, senza dimenticare ovviamente l'asse palleggiatrice opposta formato da Cambi e Antropova e le centrali Bonifacio e Lubian, confermando la sola De Gennaro come titolare appunto nel ruolo di libero. Eppure, nonostante una prestazione con qualche sbavatura di troppo, 33 errori di squadra sono tanti, è arrivata la quarta vittoria del girone, che vale appunto il secondo posto in WNL e un carico ulteriore di sicurezze per tutto il gruppo in attesa delle finali di WNL in programma, come già accennato, la prossima settimana a Bangkok in Thailandia dal 20 al 23 giugno. Nelle finals di WNL la prossima settimana a Bangkok in Thailandia, l'Italia di Velasco affronterà nei quarti di finale venerdì 21 alle 12 italiane ancora gli Stati Uniti di Karshkira, la squadra che abbiamo battuto sabato scorso per 3-1, e poi eventualmente affronteremo in semifinale la vincente tra Turchia e Polonia. Molto più agevole invece l'altra parte del tabellone, dove il Brasile affronterà le padrone di casa della Thailandia per poi aspettare la vincente del derby orientale fra Cina e Giappone. Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse dalla piattaforma globale di DAZN e in diretta streaming su Volleyball TV. Un'altra tappa dell'inarrestabile crescita dell'Italia delle donne. Questa è in sintesi la morale che si può ricavare dopo la decima vittoria sulla Serbia, sulle 12 partite disputate in questa WNL del 2024, chiusa appunto con 10 vittorie complessive e solo 2 sconfitte con Polonia e Brasile, con tanto di secondo posto finale nella manifestazione. Un successo ottenuto, arrivato con scelte importanti, quella con la Serbia, per mantenere carico anche il gruppo delle riserve, dopo qualche sofferenza eccessiva, come ci spiegano lo stesso Velasco, le due azzurre, Ilaria Spirito e Sara Bonifacio, nelle interviste realizzate dai colleghi della FIFA a Fukuoka al termine della partita con la Serbia. Giulio Velasco, l'Italia chiude con il quarto successo la week di Fukuoka, una partita complicata con la Serbia, ma comunque portata a casa. Sì, complicata prima di tutto perché la Serbia ha giocato molto bene, soprattutto in difesa, in attacco delle bande, hanno giocato con il muro, c'era poi Ivanovic che ha tirato molto bene la diagonale, non siamo riusciti né a procurarla né a difenderla, hanno battuto bene e noi eravamo un po' impacciate, eravamo qualificate, una cosa o l'altra, però non ho voluto cambiare molto perché volevo che le ragazze che di solito stanno in banchina vengano fuori. Sono state brave a venire fuori della situazione non giocando benissimo, come invece avevano giocato con la Corea, però c'è da dire che sempre giocare bene o giocare male dipende dall'avversario, non è una cosa a sé stante. La Corea ci ha permesso di giocare meglio, questi ci hanno permesso di giocare peggio perché difendevano molti palloni e in altre circostanze magari andavano per terra, quindi dovevamo essere bravi
a giocare i punti lunghi e farlo a nostro favore. In alcuni momenti l'abbiamo fatto male, in altri momenti l'abbiamo fatto meglio, finché siamo riusciti a vincere. Quindi è stata una bella prova anche per loro, una bella esperienza, e quindi abbiamo concluso la settimana non solo con 4 vittorie, sino anche con questa esperienza che secondo me è fieno che mettiamo da parte, perché poi queste giocatrici dovranno giocare in partite dove magari qualche titolare non gioca bene, momenti difficili, quindi devono fare l'esperienza anche di questo tipo. Quindi sono contento che siamo riusciti a rimontare questa partita e a vincere. Che Italia arriva alle finals? Ma arriva una squadra in formazione ancora, perché è poco tempo che stiamo con questa squadra, con alcune pochissime stiamo dall'8 aprile, con altre un altro gruppo, che è il gruppo di Novara, che è arrivata dopo, e il terzo gruppo, quello della Champions, che è arrivato dopo ancora, quindi avevo bisogno di tempo. Però i progressi che hanno fatto, che ha fatto la squadra e individualmente alcune giocatrici mi lasciano soddisfatto. È chiaro che per Parigi dobbiamo crescere ancora, dobbiamo migliorare sia a livello individuale che di squadra, e queste finali è una buonissima opportunità. Io ci tenevo molto a giocare alle finali, perché sono tutte partite difficili che ci faranno crescere. Speriamo di vincerle anche, però in ogni caso è un'esperienza che secondo me andava assolutamente fatta. Ilaria Spirito, l'Italia chiude in bellezza 4 su 4 a Fukuoka, una partita difficile per chiudere con la Serbia, però ne siete venute fuori alla grande. Sì, sì, loro hanno giocato a tutta e è stata venuta fuori una partita bella, con azioni molto lunghe, e siamo contenti di averla portata a casa. Cosa secondo te di buono vi portate, al di là dei successi, delle qualificazioni, da questa pool in vista delle finals? Ma credo il fatto che comunque in 14 siamo pronte per entrare, possiamo stare in campo, e chi entra dà sempre il suo contributo e il supporto soprattutto di tutta la squadra verso chi è in campo in quel momento, e ovviamente l'energia e l'entusiasmo di 4 vittorie consecutive. Come giudichi il tuo impatto sulla squadra in questa week? Ma io questo non te lo so dire, do sempre il 110% e faccio quello che mi viene richiesto, una volta con la maglia da libero, una volta con la maglia normale, a me non cambia molto, io voglio essere il più utile possibile per la squadra, questo è l'importante. L'Italia sarà protagonista alle finals? Assolutamente sì. Sara Bonifacio arriva alla 4ª vittoria su 4 qui a Fukuoka, però è stata bella combattuta con la Serbia. Sì, è stata una partita difficile, abbiamo avuto un po' di difficoltà muro difesa, insomma non ci siamo adeguate subito al loro gioco, però sono contenta che siamo riusciti a vincere questa partita, anche perché in momenti di difficoltà siamo riusciti a stare punto per punto, e alla fine il risultato è arrivato, quindi anche queste gare aiutano. Nel momento di difficoltà è venuta fuori la tua esperienza, possiamo dire, nella partita. Ti senti un po' una guida per le altre in questi momenti? Di sicuro mi sento libero, ho difeso un sacco oggi. No, no, scherzo. Comunque, cioè, spero di sì, cioè, quello che cerco di mettere in campo ogni volta, magari sarà sicuramente la mia esperienza, le mie competenze tecniche, e spero di aver dato una mano alla squadra. L'Italia va alle finals, poi più là andrà in un altro posto ancora più importante. Che Italia è quella che si presenta alle finals? Allora, secondo me è un'Italia che dopo queste gare di BNL sicuramente ha migliorato il nostro, viene in inglese, confidence, self-confidence, cioè la nostra autostima di squadra, la fiducia, perché veramente abbiamo avuto gare in cui è andato tutto liscio, altre in cui ci sono state delle difficoltà, però bene o male ne sono sempre venute fuori. Contro il Brasile abbiamo perso, ma è stata comunque una partita, un'ottima partita, giocata bene, a lungo, quindi penso che sappiamo stare nelle difficoltà, e questo è molto importante, soprattutto perché il livello si alza e gli obiettivi sono sempre più alti. Conclusa la fase intercontinentale di VNL 2024, le azzurre hanno ottenuto la seconda posizione nel World Ranking con 375,45 punti alle spalle del Brasile, ottenendo così la terza testa di serie in vista del sorteggio dei gironi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Francia, testa di serie numero 1, sarà nella Pool A, il Brasile, testa di serie numero 2, nella Pool B, e l'Italia, testa di serie numero 3, nella Pool C.
Le nazionali di fascia 2 saranno Turchia, terzo posto nel ranking, Polonia, quarto posto nel ranking e Stati Uniti, quinto posto nel ranking. Quelle di fascia 3, Cina, Giappone e Olanda e infine i team di fascia 4 saranno Serbia, Repubblica Dominicana e Kenya. Per ogni fascia verrà effettuato un sorteggio per stabilire in quale pool verrà inserita ciascuna nazionale. La Federazione Internazionale ha ufficializzato intanto le date e le sedi dei sorteggi per i gironi dei tornei olimpici di pallavolo. Il sorteggio del torneo femminile si terrà a Bangkok, in Thailandia, sede delle finali della WNL, mercoledì 19 giugno alle ore 13 italiane. Quello maschile, invece, si svolgerà a Lodz, in Polonia, mercoledì 26 giugno alle ore 18, anche in questo caso durante le finali della Volleyball Nations League. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World. Appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Starting Six, per commentare le finals di Volleyball Nations League delle Azzurre di Velasco. Continuate a seguirci.